non avrei mai pensato di fare la parrucchiera in realtà. Poi insomma si è trasformata in passione e devo dire la verità che la mattina quando mi sveglio per venire a lavorare sono una delle poche che si sveglia volentieri. La scuola che ho frequentato a me è servita moltissimo. Ci tengo a essere organizzata per avere appunto la situazione sotto controllo. È fondamentale essere molto organizzati. Ci tengo che trovino anche un ambiente un attimino sereno, che stiano bene in quel momento che loro si fermano. Siamo una categoria dove veniamo giudicati immediatamente, cioè tu fai il servizio, devi vendere il tuo servizio e il cliente si guarda allo specchio e ti giudica immediatamente. Ci occupiamo un attimino per passione di acconciature storiche, si parla di acconciature del 600. Ci incontriamo anche con altre colleghe e facciamo anche studio, quindi non è più il discorso magari di moda, ma bensì di storia anche dell'acconciatura. E quindi anche culturalmente è un arricchimento. È un lavoro dove uno può spaziare in creatività, direi a 360 gradi. Pur essendo difficilissimo, però comunque si viene ripagati alla fine. Formula vincente, no? Che il fatto che ci credi è qualcosa di tuo, non puoi essere omologato, non esiste nell'artigianato, secondo me.